in diretta dal Palla Panini di Modena, cari amici della pagina Facebook, delle pagine YouTube della Lega Pallavolo Serie A femminile. Siamo in diretta qui al Tempio del Volley per la 26esima Supercoppa italiana che si giocherà domani tra i Moco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, e abbiamo subito, dopo l'allenamento di Conegliano, il capitano Ioana Volos, che abbiamo già parlato prima, ma riparliamo con te per questa grande Supercoppa che dà l'inizio a una nuova stagione con Conegliano che riparte da come aveva finito, cercando di vincere tutto. Sì, ciao a tutti. Sì, vediamo, speriamo. Comunque il primo allenamento è andato bene, è bello tornare qua in questo palazzetto importante, perché era già tanto tempo che non giocavamo qua, quindi siamo contenti e vediamo domani. Noi siamo pronte, ovviamente magari non saremo brillanti per questa prima partita, questa partita importante, ma lo faremo tutto, speriamo di fare spettacolo, perché comunque Novara è una squadra fortissima che già l'anno scorso ha dimostrato di giocare in grandi, che può giocare in grandi, grandi livelli. E niente, mi aspetto domani una bella, bella partita. Tra l'altro dicevamo proprio, speriamo che il pubblico ci segua, col 35% di pubblico presente qua alla Palla Panini, ma soprattutto in diretta su Rai 2, in diretta su Volleyball World TV. Insomma, la pallavolo femminile, soprattutto in Italia dopo che abbiamo vinto l'oro europeo, ma soprattutto anche in Polonia, è quasi sport nazionale. Eh sì, penso che questa cosa, che le ragazze di nazionale italiana hanno vinto europei, ha fatto molto bene. Io sono contenta per questo movimento, anche che secondo me cresce ancora. Secondo me già l'anno scorso, con solo dirette, senza pubblico, ero bello, ma adesso con pubblico finalmente sarà ancora più bello, e noi penso che i giocatrici a noi pubblico è importante, perché anche con tifosi facciamo spettacolo, e questa secondo me è la cosa più importante, no? E spero che anche con questa 35% di domani, e poi speriamo 50, sarà ancora più bello, e poi la tanta gente lo segue anche in TV. E tra l'altro parlavi prima dei tuoi avversari, Novara, che hai detto tu si è rinforzata, ha trovato Caracurt, ha preso Rosa Maria Moncibel e soprattutto il libero che conosci bene, Eleonora Fersino, che insomma ormai è cresciuta con Conegliano e ora te la ritroverai dalla parte opposta della rete. Sì, Fersino è una ragazza molto molto brava, buona, e secondo me vicino a Mochi ha cresciuto tantissimo, poi l'anno scorso ha anche dimostrato di essere la prima libero in Bergamo, ha fatto benissimo, quindi secondo me lei si gode stare in campo, secondo me è anche bel acquisto di Novara, ma vediamo, cioè anche noi penso che stiamo con livello di giocatrici ancora forti. Quindi mi aspetto, come ha detto prima, una grande battaglia, come sempre con Novara, proprio una battaglia infinita, quindi vediamo domani. Battaglia infinita che tra l'altro nella gara 1 di Scudetto è stata anche un record, 40-38 quel secondo set incredibile, e volevo chiederti, voi siete ripartite cercando di allungare la serie positiva di 64 vittorie con l'ultima che è stata forse la più bella in carriera per Conegliano, la vittoria della Champions League. Eh sì, penso che noi come giocatrici non guardiamo tanto quello record, perché comunque sempre si gioca per la vittoria. Importante che l'anno scorso abbiamo portato questi trofei a casa, è veramente una cosa incredibile che si pensa adesso, proprio viene tanto orgoglio di cosa abbiamo fatto, ma questa è nuova stagione, nuova storia, nuove carte da fare, quindi cercheremo di ovviamente continuare questa strada, ma come sempre le lani di vittorie è ancora più difficile confermare, quindi vediamo, io spero. Allora, per chiudere io ti faccio fare un saluto in polacco a tutti i tifosi polacchi, soprattutto anche ai non plus ultras, a tutti i tifosi delle Moco Volley Conegliano nel mondo e in Italia, che seguiranno in Italia su Rai 2 in diretta domani alle 17:30 e nel mondo su Volleyball World TV. Ok.
Witam wszystkich, cześć kibice z Polski. Wiem, że dużo z Was ogląda rozgrywki w lidze włoskiej. Jutro o godzinie 17.30 gramy Super Puchar. Mój zespół z Imoco kontro przeciwko Nowarze. Możecie oglądać to na Rai 2. Wydaje mi się, że możecie to znaleźć i na worldvolley.tv. TV, Queen, Boże, mieszają się języki. Także zapraszam Was serdecznie i kibicujcie. Io mi fido ciecamente, grazie mille, Asia. È stato difficile parlare polacco, poi italiano, quindi ok. Penso che invidio che sai tutte queste lingue, veramente. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Ciao. In bocca al lupo ancora, Asia. Allora, io ringrazio tantissimo ancora Ioana Volos, il capitano dell'Imoco Voglio Conigliano. Abbiamo detto domani su Rai 2 e ora subito in diretta da Conigliano a Novara con Cristina Chirichella insieme a coppie, quindi. Sì, sì. Ok, Alec, we can try to speak in Italian? No, or... va bene, no? Ok, perfetto. So, siamo qua, Palapanini di Modena, di nuovo contro Conigliano, di nuovo qua le grandi sfide d'Italia. Sono state anche le ultime sfide anche europee, siete le più forti nel mondo, siete le più forti d'Europa e qua oggi, domani alle 17.30 c'è una Supercoppa. Cristina, che partita ti aspetti? La domanda classica. Beh, guarda, sarà sicuramente una partita dura, comunque siamo due squadre che hanno giocatrici molto forti e entrambe comunque veniamo da un periodo dove non siamo riuscite ad allenarci tantissimo, quindi sarà un bel inizio di stagione e penso che la cosa più importante sarà quella di esprimere una bella pallavolo e metterci il cuore, perché comunque in queste partite si può pensare alla tecnica, a tutto, a giocare veramente, cioè giocare a pallavolo, però alla fine gli elementi e i dettagli vengono da ben altro. Elementi e dettagli, io passo a Aleg. Hai fatto una estate fantastica con l'oro olimpico, una VNL dominata, sempre in finale contro Rosa Maria, te la sei ritrovata sia in finale di VNL che in finale olimpica. Insomma, dacci un po' le tue sensazioni, quanto è stato bello poter vincere, fare un back to back in solo un mese praticamente. Sì, era una bella estate, sono molto contenta, anche Brasile è sempre una squadra fortissima, quindi sono molto felice, cioè, abbiamo Rosa Maria, lei è molto forte, e è sempre un piacere di giocare contro lei, sì, di giocare contro lei. Quindi sono eccitata per questa stagione perché abbiamo molto talento, puoi dire, molto talento in nostra squadra e dopo quell'estate vorremmo spingere e crescere il nostro livello. Estati stupende per entrambe, io ritorno un attimo indietro anche per l'oro europeo che avete conquistato a Belgrado contro la Bestia Nera, insomma c'è tanti corsi e ricorsi. Trovarti lì su un 24-11, impensabile all'inizio, con 20.000 spettatori serbi ammutoliti, io avevo la pelle d'oca solo a guardarla in TV. Beh, guarda, non ci avrei scommesso di un 24-11, ma speravamo in una vittoria. E è stato comunque emozionante poter giocare finalmente in un palazzetto pieno. E detta sinceramente, non davamo molto conto al fatto che fossero tutti serbi, ma più che altro pensavamo a giocare la partita e a cercare di portare a casa quella coppa. E complimenti ancora che ci siete riuscite. Tornando alla partita di domani, invece, come si può battere Conigliano? Quali sono forse i punti in cui voi potete dare il meglio, soprattutto magari col muro difesa, o magari ci sono... Ora non vi chiedo i segreti, che avrete ovviamente coach Lavarini avrà lavorato, però magari su quali sono i vostri punti di forza, weakness and strength about Conigliano. Ma tutto forte, tutto è forte per loro. C'è una squadra con muro fortissima, con attacco fortissima, quindi penso dobbiamo avere una battuta forte, battuta consistente. Se puoi dire, sì. Anche più o meno. Non possiamo fare tanti errori in battuta, è molto importante. Anche è importante cioè spingiamo, perché non possiamo avere un momento quando siamo timida o nervosa, dobbiamo spingere da inizio e fine dal fine.
Allora, io per chiudere, perché so che state per iniziare sì. l'allenamento, vi faccio fare solo un saluto in inglese e in italiano per domani, per dare l'invito a tutti gli spettatori di seguire dall'estero su Volleyball World TV dalle 17.30 e in Italia su Rai Sport. Allora inizio. Dale. Quindi cosa ho detto? Se vuoi fare un lancio, se vuoi salutare... Io faccio in Italia e lei fa all'estero, dai. Esatto, okay, perfetto. Okay, allora iniziamo con Cristina. Allora, mi raccomando, domani su Rai 2 alle 7.30 ci sarà... Alle 17.30? Allora, ripeto? Vai, siamo in diretta. Ah, ottimo direi! Quindi mi raccomando, domani su Rai 2 alle 17.30... Tutti sintonizzati che ci sarà la Supercoppa italiana. Super Cup tomorrow, baby! 5:30, tune in, let's go! There you go. English. Perfect, amazing. Thank you so much. Grazie a entrambe, veramente gentilissime e in bocca al lupo per domani. Grazie, okay. Grazie mille. E buon allenamento, tra l'altro. Grazie. Ciao. Allora, io ringrazio ancora la diretta, il bello di essere qua a bordo campo, insomma nel Tempio del Volley, e da giocatrici che domani si giocano una Supercoppa, una giocatrice che ha vinto scudetti, coppe, ovunque, Consuelo Mangifesta, la responsabile della Lega Pallavolo Serie A femminile. Insomma, nonostante tutto, siamo qua e domani avremo almeno il 35% di pubblico, dopo tanto tempo. Prima di tutto è bello essere qua, poterlo raccontare e essere qua presenti, Consuelo. Sì, sicuramente, anche perché insomma questo palazzetto mi evoca bellissimi ricordi. Qua ho vinto l'ultimo scudetto con 5.200 spettatori, quindi il fatto che domani ci sia il 35% di pubblico è già davvero un risultato. Il 50% è prossimo e poi speriamo insomma che sia una strada in discesa, perché davvero, come dire, non se ne può più di giocare contro il verde, con il verde qua, con il giallo, e, cioè questa pallavolo o comunque lo sport in generale merita altro tipo di trattamento. E tra l'altro lo diciamo da anni che è sempre il campionato più bello del mondo, siamo sempre con una lega con un altissimo livello, quest'anno arriviamo da un oro europeo in Italia, dalle americane che giocano nel nostro campionato, che hanno vinto la VNL e l'oro olimpico, insomma ormai Conegliano ha vinto tutto l'altro anno, cerca la 65esima vittoria sempre domani pomeriggio, insomma è... Ormai è oggettivo che questo è il campionato più forte e più bello. Sì, ormai va bene, credo che l'abbiamo detto e ridetto un bel po' di volte e anche dimostrato alla fine. E credo che sia insomma anche piacevole per le ragazze, no? Confrontarsi in maniera bella, aperta con altre realtà come quelle che abbiamo in Italia, intendo Conegliano, no? Che ha fatto un po' la lepre in questi anni, però si sono avvicinate tante squadre quest'anno, insomma, le campionesse olimpiche, molte giocatrici insomma che hanno disputato l'Olimpiade, molte che hanno raggiunto e conquistato delle medaglie, quindi comunque alla fine è vero un po' quello che dicevamo stamattina, no? Che dopo un anno e mezzo non era così facile, no? Con dare un senso di continuità, e quindi credo che veramente le società, gli sponsor hanno avuto una resilienza, una forza per resistere a quest'urto incredibile che hanno subito, e brave le ragazze soprattutto, perché era facile insomma mollare a un certo punto, no? Perché si sa che quando si gioca si è un po' artisti, no? Esibizionisti, quindi ci si esibisce per un pubblico, e devo dire la verità che veramente giocare con dei palazzetti vuoti, partite così importanti, onestamente io non so come hanno fatto. Soprattutto perché tu ti gasavi anche col tifo contro, quindi insomma eri anche ancora più forte. No, vabbè, dipende, quello sai, dipende sempre da come si è caratterialmente. Ovviamente io ero odiata in tutti i campi d'Italia e non solo, e quindi sapevo già di trovare tifo contro, e alla fine era diventata quasi consuetudine per me. Però penso che lo spettacolo che abbiamo ancora davanti agli occhi di quei 20.000 in Serbia, o a favore o contro, credo che sia una botta di adrenalina così grande che metta nelle condizioni migliori qualsiasi atleta. Parlando della partita di domani in diretta su Rai 2 alle 17.30, sono le più forti. Novara ha trovato sul mercato Caracurte e Montibeller, forse si è avvicinata, ma Conegliano è sempre Conegliano.
Vabbè, però guarda, io se ricordo la partita della la finale scudetto dell'anno scorso, che poteva sembrare per tanti molto più scontata, insomma, quella è stata la dimostrazione che poi alla fine, se dai il 110%, possono succedere cose incredibili. In più, insomma, quest'anno Novara oggettivamente si è rinforzata. Poi bisogna capire come sta la Airbus, come sta Bosetti e fondamentalmente, insomma, Washington, Hancock, Chirichella. Chiaramente approfitto per fare gli auguri a Stefania Sansonna e quindi questa bellissima notizia, per cui bacio Stefi. E quindi Cara Kurt, insomma, tutte giocatrici che davvero possono dire la loro domani pomeriggio qui. Allora, da non perdere su Ridu alle 17.30 e grazie mille a Consuelo Mangifest. Grazie a te Aldone per tutto il bel lavoro che fai. Come si dice? Instancabile. Insomma, allora io ringrazio ancora Consuelo Mangifesta, la responsabile della Lega Pallavolo Serie A femminile. Ricordo l'appuntamento domani alle 17.30 in diretta su Rai 2 e all'estero su Volleyball World TV per il Moco Voglio Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, la 26esima Supercoppa Italiana. Quindi a domani e insomma con alle spalle l'allenamento di Novara che inizia, io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani. Ciao!